Ciao a tutti e benvenuti in questa puntata delle interviste di Itinerari e Kayak. L'ospite di oggi è un atleta azzurro che ci rappresenta per quanto riguarda appunto il kayak e tra le medaglie vinte, una delle più importanti, l'ha ottenuta proprio pochi mesi fa, vincendo un oro in Brasile che l'ha incoronato campione del mondo di Extreme Slalom. Diamo il benvenuto a Cristian De Dionigi. Ciao Walter e ciao a tutti, grazie per avermi invitato a questa puntata. Grazie a te per aver accettato il nostro invito a parlarci un po' delle attività che fai legate al kayak. E partiamo subito con la prima domanda. Come hai scoperto questo sport? Dunque ho iniziato a fare canoa all'età di 14 anni, quindi relativamente tardi per un agonista. Due zii, uno dalla parte di mia madre e uno dalla parte di mio padre, erano dei canoisti, e quindi insomma in famiglia se ne sentiva parlare ogni tanto. E durante un picnic in riva al Ticino, dopo mangiato, uno zio aveva portato la canoa e me l'ha fatta provare. Da lì è stato amore a prima vista. In quel periodo non facevo altri sport, quindi avevo deciso di andarmi a iscrivere nel club più vicino, che a quel tempo era il Kano Club Milano. E mi sono iscritto, ho fatto un corso da turista e ho iniziato per i 2 anni successivi a far fiumi. Quindi i soci del Kano Club Milano mi hanno portato in giro per 2 anni e lì ho proprio imparato, andavo sulle canoe in plastica e ho imparato ad andare in canoa così. E dopo 2 anni l'allora presidente del Kano Club Milano, Valerio Zacchi, mi aveva proposto, per provare a ampliare la mia tecnica, un corso di slalom. Era un corso organizzato dal Kano Club Bologna, dall'Argentière, e quindi mi ha iscritto, sono andato e da quel corso lì è nato l'amore per lo slalom ed è nata l'attività, insomma, che faccio ora. Bene, una serie di coincidenze fortunate che ti hanno portato a diventare un professionista, di questo sport. Parliamo adesso dell'Extreme Slalom, una disciplina che si sta affermando sempre di più nel panorama del kayak agonistico. Ecco, cos'è questa disciplina? Vogliamo spiegarla a chi non la conosce? Extreme Slalom è una disciplina nuova introdotta dall'ICF negli ultimi 2 anni. È una disciplina che si svolge prima di tutto con delle imbarcazioni in plastica. E seconda cosa, non si svolge da sola come lo slalom, quindi le manche non sono fatte da una sola persona che scende dal fiume, ma da 4 persone contemporaneamente che si buttano giù da una rampa e devono fare un percorso di slalom tutte e quattro assieme. È una disciplina più immediata, cioè una disciplina che colpisce il pubblico. Le regole sono molto semplici, sono dei pali rossi e dei pali verdi, come nello slalom vanno affrontati in discesa, i pali rossi vanno affrontati in risalita, quindi controcorrente. Passano turno i primi due di ogni batteria, quindi i primi due su un gruppo di 4 persone passano al turno successivo. Nel fiume è anche prevista poi una zona d'eschimo, cioè una zona in cui gli atleti devono eseguire una rotazione completa. Sì, è una disciplina nuova. Forse non ho ancora trovato all'interno del panorama, insomma, agonistico una sua collocazione. Non si sa ancora se sarà disciplina olimpica. L'ICF sta spingendo per farla diventare disciplina olimpica. La cosa interessante di questa disciplina è che unisce un pochettino due mondi della canoa molto simili, ma che nel tempo hanno preso strade diverse, che sono il mondo dello slalom e il mondo invece del turismo fluviale. Beh, io mi auguro e sono sicuro che questa disciplina crescerà sempre di più, ci auguriamo anche che diventi magari una disciplina olimpica e tra l'altro personalmente forse quella che trovo più spettacolare, a me piacciono molto questo tipo di gare e sono convinto che avranno un futuro e uno spazio sempre maggiore nel mondo del kayak agonistico. Parliamo ecco adesso di percorsi e di gare. Quali sono i percorsi che ti piacciono di più tra quelli che hai affrontato e quali sono le tue vittorie più belle, quelle che ricordi con maggior piacere? È molto difficile fare una classifica, insomma, dei fiumi e dei canali, dei percorsi più belli. Ho in generale un debole per i percorsi naturali, però
Primo perché vengo un pochettino da quel mondo, quindi sono nato facendo fiumi ed è un ambiente in cui mi sento un pochettino più a casa. E secondo perché ultimamente si ha poco la possibilità di gareggiarci, quindi tendenzialmente si è in posti molto più belli e ci si sta poche volte l'anno, quindi è sempre, insomma, è sempre piacevole e bello ritornare lì. L'altra forse categoria di fiumi che mi piace di più, di canali che mi piacciono di più, sono quelli artificiali un po' di ultima generazione, quindi diciamo da Londra 2012 in poi, in cui sono aumentati i volumi e le pendenze e si è sempre più bravi nel costruire questi canali, quindi l'acqua diventa molto stabile e mi ricordano un pochettino dei fiumi naturali. Per quanto riguarda le Vittorie, invece, ne ricordo alcune perché ci sono rimasto affezionato. La prima vittoria, mi ricordo, è stata la prima volta che sono entrato in squadra. Quindi stiamo parlando di selezioni per la squadra Under 23, per la nazionale Under 23, e all'ultima gara sono riuscito a prendere il posto per la squadra per la prima volta nella mia vita. E quella non è stata una vittoria in termini assoluti, ma è stata una prima grossa vittoria personale. E sempre l'anno successivo una medaglia in gara squadre, quindi una medaglia vinta con altri due compagni, è stato uno dei ricordi più belli, perché poter condividere quella gioia con altri due compagni con i quali condividi le fatiche degli allenamenti. Quella medaglia al campionato europeo Under 23 è stata sicuramente un'altra bella vittoria. Negli ultimi anni, le vittorie più importanti sono state nel 2017, i tre titoli, i tre campionati italiani assoluti ad Ivrea. Avevo vinto sia nel singolo che in gara squadre che nell'extreme slalom, e anche quella è stata una vittoria importante perché è stata la prima volta in cui sono riuscito a vincere a livello assoluto in Italia. Insomma, dopo un anno molto difficile per vari motivi, è stata una grossa soddisfazione. E poi vabbè, non posso insomma trascurare la vittoria a Rio de Janeiro di quest'anno. Beh, immagino, e a questo punto la domanda sulla tua vittoria in Brasile segue automaticamente. Ecco, tu hai vinto una medaglia d'oro che ti ha incoronato campione mondiale di Extreme Slalom. Vuoi parlarci di questa gara? La vittoria in Brasile è arrivata dopo un anno ricco di soddisfazioni, ma anche di tanta fatica. E quello era l'evento finale della stagione, dopo alti e bassi, era la prima volta in cui entravo in una squadra senior per tutta la stagione, quindi era tutto un pochettino nuovo per me e ho utilizzato tutta la stagione proprio insieme a Daniele Molmenti per costruire una performance, quindi è come se nelle gare prima avessi preso informazioni per poter costruire una performance di gara. Dal Brasile mi porto a casa dei bellissimi ricordi. Sicuramente la medaglia d'oro, che insomma rende fiero portare quel tricolore in cima a un podio, perché a volte noi italiani tendiamo a essere poco patriottici, ma dobbiamo essere fieri della nostra nazione, dobbiamo essere fieri, dobbiamo lavorare duramente, ma essere fieri di come sappiamo lavorare. Per quanto mi riguarda, invece, per me è stato la possibilità di mettere dentro tutto quello che avevo imparato nell'anno e tutto quello che ho imparato in tutti questi anni di lavoro. Quindi è stata una performance costruita passo a passo e è stato bello, è stata un'esperienza nuova. L'esperienza di andare in Sud America per me era la prima volta e ho cercato proprio di viverla il più intensamente possibile sotto tutti gli aspetti. Ho dato fondo alle energie della stagione e insomma il risultato è stato positivo, ma avrei portato a casa soddisfazione anche al di là di questa medaglia. La medaglia è stata una soddisfazione anche, sono stato contento della medaglia anche
per poterla condividere con le persone attorno, perché dietro poi ad ogni performance c'è il lavoro di migliaia di persone. Mi viene in mente Roberto D'Angelo, con cui ho iniziato a far gare in maniera un pochettino più seria. Mi viene in mente tutto lo staff federale, lo staff medico di Genesi, gli sponsor, insomma tutte le persone che lavorano dietro la performance di un atleta. La medaglia è qualcosa anche per loro, e di quello sono stato molto felice. Sì, sono d'accordo con quanto dici, in quanto un po' di spirito patriottico, dato che anche noi italiani sappiamo poi farci valere nel mondo, abbiamo delle eccellenze un po' in tutti gli ambiti e grazie a voi anche in ambito sportivo. E poi sono d'accordo anche con il fatto che sì, un risultato, una vittoria la ottiene il campione, però hai fatto bene a ricordare che dietro c'è tutto uno staff, ci sono delle persone che comunque lavorano affinché poi il campione arrivi a questo risultato. Comunque, a proposito di vittorie e di risultati, c'è qualcuno ha detto la frase le medaglie si vincono in allenamento, in gara si va solo per ritirarle. Quanto sei d'accordo con questa affermazione? Sì, è una frase che si sente molto negli ambienti sportivi e negli ambienti agonistici, ed è una frase sicuramente veritiera, nel senso che un atleta professionista si allena per la performance, quindi il nostro obiettivo, l'obiettivo di tutti gli allenamenti, rimane una performance di gara d'eccellenza. Mi piace però dare un'interpretazione un pochettino diversa a questa frase, nel senso che questa frase forse sminuisce un pochettino il lavoro che viene fatto. In allenamento ci prepariamo per la performance, ma le medaglie in una gara sono tre. E sono tre indipendentemente dal numero di atleti, dalla qualità degli atleti, quindi si può vincere una medaglia di gara senza essere riuscito a esprimersi completamente. E come può succedere il contrario, cioè di riuscirsi ad esprimere completamente, magari non è comunque sufficiente per vincere una medaglia in una gara. Quindi mi piace pensare che questa frase significhi che testimoni il lavoro che ci sia dietro, nella preparazione di una gara. Quindi un atleta si allena per riuscirsi a esprimere al massimo. Ogni volta che un atleta riesce a esprimere tutto il proprio potenziale, per me è una medaglia, per me quello lì è una medaglia. Quindi ci sono molti atleti che per vari motivi, succede poi a tutti in realtà, succede dall'atleta più forte agli atleti anche meno forte, non riescano, non arrivino alle medaglie pur esprimendosi interamente. Quella performance lì, per quanto mi riguarda, è una performance da medaglia. Bene, mi piace l'interpretazione che dai a questa frase ed è un'interpretazione che ha sicuramente un carattere più sportivo. E parliamo adesso del tuo programma di allenamento. Come si allena un campione? Il programma di allenamento è una bella domanda. Varia molto in base ai periodi dell'anno, quindi ogni periodo dell'anno ha un pochettino il suo obiettivo, e il programma di allenamento varia in base a quello. È una cosa che in realtà mi diverte molto fare, perché insomma nel programma di allenamento deve rientrare una preparazione fisica, e quella è molto studiata, nel senso che ci sono tantissimi studi di scienze motorie sulla preparazione fisica per uno sport in generale. Il nostro è uno sport un pochettino atipico, però bene o male si riesce a incasellare e fare una preparazione fisica funzionale per il nostro sport. Però secondo me la parte interessante di un programma di allenamento è tutto il contorno, cioè il contenuto che io ci inserisco. Quindi da una base fisica cerco in ogni allenamento di inserire un contenuto che può essere tecnico, che può essere psicologico, ma per dare un significato a quell'allenamento lì. E questo mi permette di spostare l'attenzione dalla fatica che sto facendo, insomma, dalla parte fisica un pochettino più noiosa e meno interessante di quell'allenamento lì, al mio obiettivo, al contenuto dell'allenamento, che può essere tecnico o
altro. E, sì, questa è un po' la mia teoria sui programmi di allenamento. D'inverno i lavori sono sicuramente più fisici, più lunghi, si costruisce una resistenza di base e cerco anche di variare di più d'inverno, quindi andare per esempio a fare sci con le pelli, quindi in salita, andare in mountain bike, quindi attività molto faticose da un punto di vista aerobico, ma che ti permettono un pochettino di staccare la testa da canoa. E più si va poi verso i periodi di gara, più l'allenamento diventa specifico in acqua, quindi si velocizza tutto un pochettino di più, si accorciano le sedute di allenamento, ma si va molto più mirati alla nostra performance di 90 secondi. Beh, interessanti questi spunti di allenamento che hai dato, soprattutto ecco, per il periodo invernale, quando le condizioni non permettono di stare spesso o a lungo in acqua, e magari ci sono metodi alternativi per potersi allenare ugualmente in maniera efficace. E, bene, Cristian, io ti ringrazio per averci dedicato il tuo tempo, ti saluto e ci auguriamo di vederti vincere ancora molte, molte medaglie. Anche noi per oggi ci fermiamo qui e vi saluto e vi aspetto per una nuova puntata la prossima settimana in cui avremo un nuovo ospite con il quale scoprire altri aspetti interessanti sul mondo della canoa.